Fateci sapere se siamo a fuoco e ci vediamo nella prossima puntata. Già finito? Finito, ciao! A casa, ci siamo! Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tom Server e benvenuti in un nuovo video configurazione del mese. Siamo a dicembre, sta per arrivare il Natale e io sono qui con Christian che mi ha portato una nuova configurazione che assembleremo insieme. Per Natale abbiamo deciso di creare una configurazione molto particolare, oltre che diciamo riservarvi un prezzo molto interessante, al prezzo di circa... Poi lo diciamo, è uno spoiler, poi lo diciamo. Ok, è uno spoiler, ok. È una configurazione pensata appunto per essere bianca e nera con un pizzico di rosso, proprio natalizia. E allora in questa configurazione ragazzi abbiamo pensato di metterci un bel NZXT S340, diciamo il mid tower di casa NZXT in versione bianca. Un case molto interessante perché all'interno è presente un copri alimentatore, anche un bellissimo passacavi per nascondere tutti i cavi dell'alimentazione, addirittura anche le ventole incluse, cioè una cosa molto interessante. È molto carino, è uno dei più famosi proposti da NZXT, anche perché è la soluzione probabilmente tra le più economiche di NZXT per questa fascia e tra che le è anche più figo. Tra le più fighe, esatto. C'è anche la possiamo dirlo. C'è anche la paratia trasparente che fa vedere tutto dentro. Per l'appunto abbiamo deciso di metterci come scheda madre un MSI B150 Mortar Arctic, un'edizione molto particolare della Mortar che appunto è in versione mimetica bianca, grigia e nera. Una è versione molto, bella. Molto interessante e particolare che all'interno c'è anche, io lo chiamo copri shield, che praticamente copre copre lo scudo, si copre le porte USB, le varie porte, le uscite della scheda madre, che dopo vedrete che è una cosa molto carina. Che tra l'altro non è l'unica chicca di questa scheda madre perché ha 4 banchi di RAM, a differenza solite B150 che solitamente, delle micro ATX che solitamente ne hanno solo due, ovviamente di DDR4, e a differenza della Mortar normale appunto ha questo design rivisto, ristudiato, bianco, stile militare in questo caso, che però fa pandan con la nostra configurazione. Esatto, per l'appunto insieme alla scheda madre abbiamo deciso di metterci, come la configurazione lo scorso mese, due banchi da 4 giga l'uno, quindi per arrivare ad 8 giga di RAM totali di HyperX, il modello Fury nere a 2133 MHz, ovviamente come ha detto prima Lore, di DDR4. Abbinato chiaramente a questa combinazione di nero e bianco c'è anche l'SSD, ho pensato anche a quello, presentandovi appunto il Kingston UV400 in versione anche questa bianca, che è una specie di metallizzato tipo stile acciaio alluminio che torna sempre buono. Esatto, torna, la configurazione torna. Passando a quello che è il processore, per questa configurazazione abbiamo deciso di prendere un i5, di inserirci un i5 a differenza della configurazione del mese scorso, un i5 6400, diciamo il primo. Il base, esatto, degli i5 che ci sono attualmente in commercio. Chiaramente per diciamo far sì che tutta questa configurazione rimanesse bianca e nera abbiamo deciso di adoperare questo alimentatore Cougar, sì Cougar fa gli anche alimentatori, modello VTX, che è una serie molto particolare perché oltre ad avere 3 anni di garanzia, certificazione 80 plus bronze eccetera eccetera, che comunque non è da sottovalutare, esatto, per questa fascia di prezzo, per questa fascia di prezzo appunto utilizza anche tutti i cavi neri. Quindi cosa vuol dire? Che voi non avrete più il classico alimentatore con i cavi arlecchino, madonna arcola, esatto, che vi rovina la configurazione, ma qui avrete cavi neri come gli alimentatori di fascia alta. Per cui la configurazione viene estremamente pulita e bella, tutta a tema, appunto come abbiamo detto fin dall'inizio, bianca e nera, a tema un po' natalizio perché prevalentemente sarà bianca, ovviamente tranne una piccola chicca che adesso andiamo a dire, che è il dissipatore. Ovviamente il Natale, cioè il Babbo Natale, che è rosso e non poteva... Proprio lui è rosso, rosso. No, non è vestito di rosso, è proprio lui è rosso. E non poteva mancare chiaramente il dissipatore a liquido Cooler Master Seidon V3, che è l'ultima versione che ha fatto Cooler Master, da 120 mm, quindi con la ventola rossa e il pallino all'interno della, diciamo, della pompa del water block rosso. Spacca un pochettino lo stile bianco e nero per dare quel tocco in più di natalizio, come l'abbiamo pensata, diciamo, come l'ha pensata lui più che altro. L'ultima, diciamo anche quella più importante, quella di questa più importante configurazione, che è quella che farà giocare a tutto quello che vorrete, è proprio lei, una GTX 1060 versione Zotac, un modello chiamato Bulk Edition, come potete vedere da questa forma qui, che praticamente ha un dissipatore reference della serie 900, comunque di altre serie Nvidia, ovviamente nero di plastica, con una singola ventola, ma che poi alla fin dei conti rappresenta lo stesso PCB e stesse memorie, stesso chip grafico delle normali 1060. E perché abbiamo scelto questa scheda? Perché la Bulk Edition, come dice proprio il nome, ovviamente, senza
scatola, senza confezionamento, diciamo. Costa molto meno rispetto a tutte quelle altre proprio perché non c'è la scatola, ma viene fornita semplicemente con questo sacchetto di Pluriball. Mm-hmm. E questo rende tutto molto interessante perché chiaramente risparmiando potrete comunque avere una scheda degno di nota. Ne parlavamo appunto anche prima, perché il risparmio effettivamente è buono, perché si parlava di come prezzo all'incirca una ventina di euro sotto la più economica del tra le 1060, per cui andate a risparmiare parecchio con una cosa del genere e comunque avete sempre una 1060 perché le caratteristiche sono sempre quelle, cambia solamente il dissipatore che è lo stock della serie 900 in questo caso. Tra le altre cose 6 giga. Non è la 3. Volevi! Quindi, presentata quella che è la configurazione di dicembre, passiamo all'assemblaggio, al timelapse ovviamente, e poi dopo andremo a vedere le prestazioni, dopodiché passeremo al prezzo e alle conclusioni, quindi... Non sfuggite! Insomma ragazzi, assemblaggio finito, abbiamo visto tutte le prestazioni nei giochi che sono appena passati, ci sono giusto due appunti finali da fare per quello che abbiamo effettuato durante il montaggio. Il computer lo vedete qui, è uscito veramente bello, veramente bellino, un po' come lo avevamo progettato, lo avevamo immaginato, ci sono solo due piccoli appunti.
Sì, due piccoli appunti, come dice Lore, perché appunto le ventole che abbiamo utilizzato nel, che abbiamo trovato diciamo nel Seidon 120 versione 3, nella scatola erano due sostanzialmente. Esatto. Quindi praticamente abbiamo utilizzato una per il radiatore nella parte posteriore e una nella parte superiore. Quelle che erano presenti nel case, quindi le due ventole chiaramente bianche che erano già predisposte nel case, le abbiamo messe nella parte davanti, così abbiamo un maggiore circolo d'aria e un maggiore raffreddamento. Altra cosa, ci siamo dimenticati nell'elenco di ovviamente citare l'hard disk che abbiamo posizionato, che avete visto anche tra i vari spezzoni. L'abbiamo installato dietro la paratia che serve a coprire l'alimentatore, serve a coprire anche in questa zona la parte dei dischi, e chiaramente è un VD Blue da 1 tera, il classico che posizioniamo, abbiamo posizionato anche l'altra volta e che solitamente consigliamo spessissimo per queste configurazioni, che va in coppia con l'SSD di Kingston che abbiamo posizionato per sistema operativo e qualche gioco da far girare velocemente, che è quella da 240 giga. Altra cosa che non abbiamo detto è che questa scheda madre, come vi abbiamo anche citato tra le varie specifiche, ha 4 banchi di RAM, ma noi in questa configurazione ne abbiamo installati solo 2, quindi come per la configurazione di novembre potrete aggiornare in un futuro nel caso vogliate mettere 16 giga invece che semplicemente 8 come in questo caso. In più avete anche la disponibilità di mettere il modulo wifi. Tutto lo trovate ovviamente come al solito qua sotto in descrizione e ovviamente su AK Informatica a 999 euro. Questa è la configurazione di Natale, perché siamo a dicembre, quindi è in unica configurazione, giusto? Non sì, lo troviamo. Sì, questa volta facciamo solo bianca, e Natale facciamo solo bianca. Tra le altre cose, mi permetto anche di dire che appunto il PC arriverà già montato, già funzionante, con sistema operativo di prova, perché chiaramente noi proveremo ogni componente, lo manderemo in test, quindi una volta che lo accenderete avrete Windows disponibile con tutte le cose da poter fare e chiaramente 3 anni di garanzia, perché un HRIG, gli HRIG, AK Informatica e Tom's Hard sono 3 anni. E ovviamente l'assemblaggio è incluso nel prezzo, sì, come anche il test e l'installazione del sistema, come abbiamo detto anche l'altra volta. Quindi niente, noi vi ringraziamo per questo video, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questa particolare configurazione. E noi ci vediamo il mese prossimo con il PC di gennaio, quindi buon Natale!